Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo oggi con un gioco indipendente che è Anepic. Anepic, ragazzi, è un titolo che ho acquistato diverso tempo fa, un titolo che veramente molto ma molto valido, è sviluppato da un ragazzo spagnolo. Io l'ho preso parecchi mesi fa, in realtà, quando era ancora ad accesso anticipato. Adesso ha fatto un bel po' di passi avanti, è stato migliorato, è stato patchato, eccetera, eccetera. Ed è un titolo molto particolare perché ci mette nei panni di un personaggio dei giorni nostri che viene intrappolato in un gioco di ruolo. E è un gioco molto ma molto faico perché ha dei riferimenti e delle citazioni veramente che sono una chicca. Adesso lo andremo a vedere con questo video, credo, non so, vi mostrerò penso un singolo video. Comunque partiamo con single player, slot vuoto, inizia una nuova partita, va bene. Scegli il nome per il tuo personaggio perché non lo potrai più modificare, va bene, facciamo Alex. Ok. Facile, normale, difficile, difficile, plus. Noi partiamo con facile giusto per andare abbastanza avanti. La partita viene salvata automaticamente, la salute si rigenera, i mostri infliggono solo il 75% dei danni normali, il punteggio è dimezzato. Va bene, tanto io Okay, voglio when you solo enter the far vedere un dungeon, po' il two skeletons gioco. with rusty axes block your way. The eerie red light that glimmers in their eye sockets watches you fixedly. What do you do? I load my elven bow and shoot. Whoa, Ok, hang on. stanno Are you giocando really un shooting gioco an di arrow at a ruolo. monster that can't bleed? What do you think will happen? That the arrow gets stuck between its ribs and slows it down? Hey, it works in video games. Moron. Best RPGs let you use common sense. Come on, step aside and let a cleric work. I take my holy symbol and I turn the undead. Get back to the pit from whence you came, evil creatures! Roll a d20. A blinding light appears inside their skulls. Both skeletons scream, and their inert bones fall to the ground. Take that! Two skeletons in one shot! God, I'm good. Okay, I approach quickly to see if they carry any loot. As you approach them, you step on a loose tile. You hear a click, and a spear springs up just under your feet. Fuck, I sprung a trap. I got a saving throw, right? Eric, pass me the chips. Hey guys, let's take a break. I have to pee. Again? Fucking beer! End of the hall, left door, light switch is outside. Hang on, I'll be back in a minute. Bastards, you switched off the light! I'm peeing in here! Okay, you asked for it, but I can't aim in the dark. Fuck, I can't see anything. What the hell? Where's the toilet? I don't get it, I was just peeing in it. Oops. Giustamente. I think I just pissed on the floor. Let's see if I can find the door. Nope, this is a wall. Wow, this wall is rough. I'd swear that it had wallpaper on it before. Nothing. I can't find the door, and this is definitely not a bathroom. I got a bad feeling about this. I'd better light my lighter. At least I'll see something. Find the lighter in your inventory. Once you find it, select the Equip option. To open and close the inventory, press Inventory. Ok, premi spazio per aprire l'inventario. Ok. E usiamo l'accendino equipaggia. Vai. Ok. Non siamo propriamente più nel bagno. E con il nostro personaggio siamo What's incastrati. this? Ecco. Stone walls, columns, darkness. Where the hell am I? Of course, those bastards must have put some sort of psychotropic shit in my beer. I'm having a hallucination. Cool, it almost looks real. Ed è un gioco sviluppato appunto da un... What's vabbè, this? aspettate. There's something ahead. It looks like. Holy shit, a Ragazzo appassionato skeleton! di giochi I'm a che ha magic preso thief. citazioni anche dal Maybe it's passato per Ricky's creare questo grandma taking a nap. gioco. I could see her as a skeleton. Or maybe it's Chester Copperpot. Does he have a key? Can't hurt to check. Gioco che si trova su Steam, io l'ho acquistato dal sito che potete trovare in descrizione, l'ho trovato a meno. Occhio! Damn! This place is crowded with traps! Attenzione, ok, ci sono delle trappole. Oh, I get it. The hallway, the skeleton, the trap. I'm imagining myself in an RPG. Then I must be in a dungeon or castle that my subconscious has Ok. created. Okay, while the drug's working, I get to be the player in my own RPG. Cool! I'll compete against myself, even if I've never been a dungeon master. Yeah, whatever shit they put in my beer is really amazing. I'd better draw a map so I don't get lost. Press map to see the map.
You can place notes on the map by clicking on an area. Ok, quindi M per la mappa ed eventualmente possiamo cliccare così per metterci una nostra nota. Vabbè, al momento non no. Vabbè, famo così. Non ci interessa nessuna nota, dobbiamo solo andare avanti. Saliamo, poi il nostro personaggio è intrappolato, secondo lui grazie a delle droghe, ma non si sa. Allora possiamo andare sia lì che qui. Come? Saltiamo anche, va bene. Andiamo da questo lato, che dite? No. Va bene, proseguiamo con il nostro personaggio Anepic. Scala, scala, scendiamo. Come sempre voi ragazzi fatemi sapere la vostra. Non so se, come vi dicevo, vi farò vedere un solo video. Looks like we have a guest and he is unarmed. No, I was just leaving. Of course not. Let me offer you my hospitality. Hey, I don't want to be a bother, okay? Fear not. It will be no trouble to possess your soul and make you an eternal inhabitant of this castle. What? No! Shit, that was scary. That shadow thing pounced at me. Wait a minute. Where did it go? This is not possible. There is no faith in this soul. I cannot control this body. I hear that voice inside of me. Holy shit! I've been possessed! Damn it! I can't escape! I am trapped within this body, in this prison of flesh! I'm possessed! I'm possessed! Why the hell do you go around possessing people, huh? When I possess a soul, I can gain control of its body and I can do whatever pleases me! Yeah, but it didn't work with me, did it, you some bitch? Ha! Fuck you! Stupid creature! I just have to wait patiently for your death. Then I will be free again. In this place, it won't take too long. Ah, okay, yeah, ci vuole morte. In a couple of hours, the drug will wear off anyway. So, you don't scare me. Va bene, siamo posseduti da un tipo che ci vuole morti. E va bene. Aspetta la nostra morte. Noi intanto proseguiamo. Cercando. Look at these corpses. In days of yore, they were creatures who dared to enter the castle. Now their bones are a testament to their bravery. Yours will join them soon. Ok. Va bene. Attenzione, rischiamo la vita. Stilisticamente è molto bello perché si rifà ai vecchi giochi come Castlevania. It must have belonged to this corpse. Hey, Dark Smoke guy, you're lucky, you know? If I had this sword before, I could have split you in two pieces. Ma sarà fumo, no? Do not make me laugh, mortal. If thou weren't so stupid, stesso errore che hai fatto al tavolo da gioco prima. But in video games I killed hundreds of ghosts with a sword. A world where shadows and spirits can be hurt by ordinary weapons? Not only are you stupid, but also a liar. Shut up. I'm taking my sword anyway. To collect the sword, get close to it and press action. Possiamo usare anche il pad eventualmente. Find it in the inventory and select equip. Allora andiamo avanti, spada corta, il tasto azione, invio, poi andiamo nel nostro inventario e la equipaggiamo. Perfetto. E con spazio la utilizziamo. Perfetto, grandissimo. Si fa i vecchi Castlevania e tra l'altro è anche un gioco piuttosto difficile da quello che ho visto. Look at all this loot. I'm rich. Gold is what, nearly 2 grand an ounce? With just one of these coins, I could buy the new console. Jeez, I'm an idiot. This is all a hallucination, damn it. It's like when you dream that you win the lottery and wake up with nothing. Take some coins. You could buy powerful artifacts and deadly weapons. Yeah. Wait a minute. You're waiting for my death to be free, aren't you? Why would you give me advice? Stop asking foolish questions. Look carefully at no, how no, è una trappola, shine. Secondo me. Yes. Shiny coins. If you wish to collect part of the treasure, stand over it. No, no, non lo voglio. Se quello mi ha detto di raccoglierlo, significa che è pericoloso. No, no, non lo voglio. O proviamo, che dite? Non lo so. Proviamo, dai. Ok. Ah. Non è che chi troppo vuole.
Mi fiderei. Questo l'ho troppo vicino a questo coso. Non lo so. Proviamo. Damose. Aia. How easy it was. Lo sapevo io. Però dovevamo provare. Such a fool. What? What are you saying? Thy greed has become thy doom. It has brought me freedom as well. Ci ha fregato. Maledizione, ci sta togliendo. No, via. What the hell's wrong with me? Momento. Lascia. Shit, I'm feeling bad. No, ma li ho tolti. Maledizione. Guarda che bastardo. No, ma che cattiveria. No, no, riproviamo assolutamente. Sì, ripartiamo da qui. Carica partita. Mamma mia. Guarda questo. Questa volta non ci faremo fregare. Vabbè, questa volta, ragazzi, dovevamo provare. Perché non si sa mai, Sì, sì, va bene, lascia fare. Stavolta non gli diamo più retta a sto tipo. Comunque, voi fatemi come sempre sapere la vostra. In realtà, come vi dicevo, questo è un gioco che dovrebbe essere piuttosto difficilotto. Anzi, molto difficile. Però magari qualche video in più possiamo vedere. Andiamo avanti così. Nel caso lo vedremo però sul secondo canale. Quindi voi fatemi sapere se. No, non ti preoccupare. Ecco. Quindi come sempre iscrivetevi al secondo canale che trovate in descrizione, quel tale Ale Games, e nei commenti fatemi sapere se volete vedere qualche altro video su questo gioco. Adesso andremo avanti, facciamo più o meno una ventina di minuti perché occhio. A snake. It's enormous. Shit, that motherfucker's as tall as me. Effettivamente. Press attack to attack. Edged weapons like swords are especially effective against living creatures. Snake. Snake. Snake! Cioè, le citazioni di epicità. Già questa citazione vale l'acquisto del gioco. No, no, è il top. Naturalmente, allora, nei commenti ditemi che citazione è. Questa dovete saperla. È obbligatorio saperla. Cosa abbiamo trovato? Una mazza. Come faccio a vedere qual è più cazzuta tra la spada? Spada livello 1 danno 45, mazza livello 1 danno 45. Quindi a questo punto direi di lasciare. Cioè, cambia solo quel 100% o 102%. Non so se è qualcosa in particolare. Però. Looks like they've been here for a long time. They're rotten. Beh, effettivamente. They're meant to be broken. Maces and axes are super effective against solid objects or armored monsters. Swords, daggers and spears are perfetto, less vabbè, effective. Ce l'ha detto direttamente using lui. Using the mace against barrels is the best option. Allora, andiamo ad attrezzare la mazza. Ma non possiamo fare. Aspetta, ah, vabbè che possiamo usare questo. Equipaggio assegna un tasto rapido. I tasti possono essere combinati con Shift, Control, puoi usare il mouse per trascinare l'icona nel pannello inferiore che è questo qui, ok. Io farei tasto rapido 2, questa la mettiamo sul 1 e vabbè basta, l'accendino presumo che lo lasci sempre attivato. Quindi vediamo se funzionia, perfetto. Freccia, prendiamo la freccia e sfasciamo di nuovo tutto qua. Questa moneta posso prenderla presumo, va bene. Apriamo anche questa. 15 monete. E un pochino vorrei andare avanti. Poi, come detto, aia. Sì, ho già fatto. Perfetto. Dai. Attenzione. Ricambiamo arma e spacchiamo i barili. Mamma mia. Quella era solo la prima citazione. Certo, una aia. Una citazione coi fiocchi, eh. Attenzione, arco leggero. Mettimelo sul tasto 3. Ok. Va bene. Continuiamo. Una torcia, accendiamola, è davvero buio qui. Va bene. Ok. Rimetterai la spada, non si sa mai, eh. Una lampada d'olio o qualcosa del genere, farò meglio ad accendere anche questa. Ok.
Ah, perfetto, adesso vediamo molto meglio. Hey, Dark Smoky Dude, what's your name? I have no name. How's that? Facciamo anche conversazione. The Lord of this castle has no name? You are mistaken. I am not the Lord of this castle. I am a shadow, and my task is to protect this place. You're just a minion. One of those one-hit point wonders. If I had a pinch of the immense power of my lord, I could destroy you just like that. Well, Shadow Guy, this castle and your master are figments of my imagination. Let's say that I am the great creator of everything. And in a while, everything will disappear and then no one will have to be destroyed just like that. You, a pathetic creature of meat and bone. The creator of everything. Are you a liar or a fool? Whatever, but I'm gonna give you a name. Names mean nothing to me. Let's see. What about Zero? It's what I lovingly call one of my favorite characters. Do not dare call me that. As you wish, Zero. By the way, I haven't introduced myself. I care not. I'm known as Strider, but my real name is Aragorn, son of Arathorn. And I'm the rightful heir to the kingdom of Gondor. Vabbè, okay. I'm trapped in the body of a fool. Are you calling me foolish? Who's more foolish, the fool or the fool who follows him? Ok. I rapporti tra noi e l'uomo fumoso non sono dei migliori, Accendiamo anche questa, sì. Funzione cura. Posso saltare lì? Ok, sì, ma... Perfetto, allora aspettate che rimetto. Mazza. Freccia corta. Attenzione. Maledizione. It is recommended to assign a shortcut to healing potions. To search for a potion in the middle of battle is suicide, because the game is not paused. Ah, when okay. You use a potion, you keep the empty vials. Potrebbe. Ah, ok, va bene. Prima vorrei però. Ecco, cercare di arrivare qui sopra per raccogliere freccia corta. E allora, come ci ha consigliato, mettiamo la pozione curativa. Credo possiamo farlo anche così. Perfetto, perfetto. Ok, scendiamo anche qui. Anzi, rimettiamo la spada. Accendiamo come sempre tutti i torcioni. Ok, non so cosa sia successo. Tra l'altro la mappa sta funzionando. Sì, ah, lì c'è l'oro, cose del genere. Va bene. Attenzione. Le accendo tutte, non so se possa. Crouch when near an edge to illuminate the area below. Ah, ok. Ah, ecco perché. Occhio. È una parola. Occhio. È qua? No, aspetta, questi mi sa che sono quelli. Sì. Però prima vorrei andare su, magari che troviamo qualcosa di utile. Ok, altra pozione curativa. Grandissimo. Piccolo zaffiro. Attenzione. Questi? È senza arcana. Accendiamo anche la luce. Va bene, proseguiamo. No, no, è fighissimo. Aia. No, no, devo cambiare. Aia. Maledetti. Accendi la luce. Piccolo zaffiro. Sci vostra. Accendi. Senza blu. Senza blu. Attenzione. Con cattiveria. Accendo anche qui. E non so se dobbiamo andare su o giù. Io provo ad andare su, che dite? Magic essences are used to cast spells and create potions. It is a good idea to keep these for later. Aia! Maledetti. Qua si prosegue. Ah, ok, aspettate, prima. Ma non ho capito se questo. You need... Chiave dei giardini. Ah, allora facciamo una cosa. Chiave dei giardini. Facciamo così. Chiave dei giardini. Perfetto. Almeno andiamo a vedere la nota. Chiave dei giardini. Non è male anche questa cosa delle note, eh? Almeno sappiamo che in questa zona ci serve quella chiave per poter andare avanti.
Chiave delle fogne. Ma siamo tutti nella stessa zona, quindi chiave dei giardini e delle fogne, famo così. Ok. Perché le mette in fila, quindi siamo un po' in situazione particolare, vediamo. Perfetto, qui. No, vabbè, era giusto per attivare quindi queste luci. Va bene. Andiamo in quest'altra zona, allora. By the gods of Kobol. What is this thing? It's a magical prison. Within lies one of the pure spirits of Harnakan. There's a spirit locked in that box? What, like a rival god? You're mistaken, fatuous mortal. The spirit within is under the command of the great master. Really? Why is it locked up? It is a pure spirit. It cannot exist in this plane. The box isolates and protects it. However, it can communicate through that beam of light. Wow, must be an important guy. What's he do? I will not reveal that information. No? Okay, I'll ask it myself. You? Foolish mortal. He will never talk to an insignificant slug like you. Really? We'll see. Ok, allora andiamo a parlare con la scatola. Poi andremo anche da quest'altro lato, magari. Vediamo. Entaro Adun. Who is he? Can't you tell? I've possessed this body to carry out an important mission for my great lord Harnakan. You filthy liar. Ancora Bash, it's been a long time. What is this body you've taken? I haven't seen a being like this. This body I've taken belongs to a privileged race, the humans. In that case, I shall restore this vessel's vitality and remove any afflictions from it. Thank you. My great lord will be pleased with your assistance. I shall return if I need healing. There's something else. My great lord has given me a new name. From now on, I shall be known as Zira. It will be as you say, Zira. Ok, finché potrò arrivare qui sarò salvo. Premiazione davanti alla gabbia per salvare la partita e recuperare la tua salute. Perfetto, allora. Salviamo. Zera, your health has been restored. Game saved. Ok, perfetto. Allora, ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui con questo video su Anepic. Fatemi sapere la vostra se volete vederne altri. Io direi che magari qualcosina ancora possiamo vedere. Lo faremo sul secondo canale, quel tale Ale Games, che trovate in descrizione. Sempre in descrizione anche pagina Facebook, eccetera, eccetera. Il sito dove ho acquistato il gioco, per chi fosse interessato. Trovate anche altre offerte. Va bene. Noi ci vediamo allora con il prossimo appuntamento. Fatemi sapere la vostra. E se potete, come sempre, ragazzi, per aiutare il canale a crescere, se vi piacciono questi video, eccetera, eccetera, appunto, se potete, condividete anche i video sui vostri social network. Noi ci vediamo con il prossimo video. Un saluto a tutti da quel tale Ale.